Passiamo al calcio. Bologna Como 1-0, Fiorentina Catanzaro 1-0, a Genova Avellino batte Genoa 2-0, a Milano Cagliari batte Inter 3-1, Juventus Milan 3-2, Napoli Ascoli 0-0, Roma Torino 3-0, a Udine Cesena Udinese 1-0, Palermo Sampdoria 0-0, Spallazio 2-2, Varese Catania 1-1, a Padova Triestina Padova 1-0, Carrarese Spezia 1-0, il Monte Premi 10 miliardi e 967 milioni. La classifica della Serie A, Juventus e Fiorentina 28 punti, Roma Inter 24, Napoli 22, Avellino 20, Catanzaro 19, Ascoli 18, Genoa, Udinese, Cesena 17, Cagliari, Torino, Bologna 16, Milan 13, Como 9. Altri risultati di Serie B: a Brescia, Pescara batte Brescia 1-0, Cavese, Reggina 5-1, Foggia, Lecce 1-0, Perugia, Cremonese 3-0, Pisa, Verona 0-0, a Rimini, Bari, Rimini 2-0, in campo neutro San Benedettese, Pistoiese 1-0. La classifica della Serie B: Pisa e Varese 27 punti, Catania 26, Bari, Sampdoria, Verona 24, Perugia e Cavese 23, Lazio e Palermo 22, San Benedettese, Foggia e Pistoiese 21, Spal 19, Lecce e Cremonese 18, Reggiana e Rimini 17, Brescia 15, Pescara 11. Juventus 3, Milan 2. Un risultato che significa trionfo per Giuseppe Galderisi, inventore di una perentoria tripletta. E malocchio per il Milan, beffato proprio nella domenica in cui si è dimostrato all'altezza delle grandi. Paolo Rossi, dopo aver visto i primi gol di Galderisi, disse: a fine stagione mi cederanno. Oggi cosa avrà detto? Ma non lo so, Paolo, senz'altro il butta via i complimenti, insomma, io lo ringrazio moltissimo, ma lo stiamo aspettando tutti con tanta ansia, perciò speriamo che ritorni presto, insomma. Virdis si impone subito come punto di riferimento delle azioni bianconere. Al 16esimo Galderisi offre il primo saggio della sua scaltrezza e della sua rapidità, siglando l'1-0 in punta di piede. Ma il Milan è vivo e volitivo. Su azione Buriani-Maldera, Novellino sfiora il pareggio di testa. Al 43esimo i rossoneri coronano il loro forcing. Collovati abbandona Virdis e non perdona Zoff. In avvio di ripresa sale in cattedra il Milan, animato dagli ispiratori di questa azione, Moro e Battistini, e da Baresi. Sul fronte opposto, mentre Galderisi si sbizzarrisce, Bredi viaggia a luci alterne e Tardelli svetta, se non a centrocampo, almeno in zona gol, come in questo episodio. Al 18esimo la Juventus rompe il fraseggio rivale e raddoppia. Cabrini, suggeritore nelle azioni di 3 gol su 3, consente a Galderisi di beffare nuovamente Piotti. L'attaccante, quasi 19enne, dimostra un'eccezionale agilità nei 16 metri, accoppiata ad una consistente dose di opportunismo. I rossoneri, per chi non l'avesse capito, sfoderano grinta da vendere e scaricano la loro rabbia, come dimostra Maldera, su Zoff. Al 26esimo il pareggio è cosa fatta. Uno svarione di Gentile si traduce in un invito alla staffilata per Antonelli. Buriani sbaglia chi sostiene che questo Milan, se nella prima parte del campionato si impegnava relativamente, oggi sta stringendo i denti e battagliando dall'inizio alla fine. Ma sai, noi siamo sempre entrati in campo così dall'inizio fino adesso, non vedo chi possa dire queste cose qui, per me non è in buona fede. A 7 minuti dall'epilogo lo scatenato Cabrini confeziona la palla gol decisiva. Dopo un tentativo di Virdis, il guizzo rapinoso di Galderisi segna il destino del match. Lo stesso Cabrini lascia il campo, distorsione e niente Francia-Italia. A fine partita 2 feriti e 4 arresti. Il festival degli sciagurati non finisce mai di stupire, così come stupisce, da oggi, la posizione ingrata di fondo classifica del Milan. Ma questo non sono io a dirlo, comunque oggi ho visto un grandissimo Milan, penso che se continui così non dovrebbe avere problemi, anche se la classifica è così in basso. Gli auguro tantissima fortuna di salvarsi per restare in A, che è senz'altro una squadra che serve a questo campionato. Forse è svanito il sogno scudetto dell'Inter, ciò significa che forse Bassellini l'anno prossimo cambierà bandiera. È stato un disastro per l'Inter e la scusa della sfortuna, ecco un tiro di Baresi respinto dalla traversa, non è stata accettata nemmeno dai super tifosi. Il Cagliari ha dato l'anima ed ha cavato il massimo avendo saputo approfittare della sbronza interista. Il Cagliari avrebbe potuto passare presto con questa azione di Bellini interrotta da Proasca. È passato invece, quasi per caso, con Piras, il quale, intercettato un tiro di Quagliozzi, si è autosmistato davanti a Bordone.
La difesa dell'Inter faceva acqua ed il Cagliari vi ha galleggiato benissimo, avendo anche alle spalle un Corti sicurissimo tra i pali. Eccolo neutralizzare Oriana. Nel secondo tempo gli interisti si sono rovesciati disordinatamente in area avversaria e Bagni è stato tra i più insidiosi. Suo, di testa, il gol del pareggio. Segnato il gol, Bagni ha avuto una crisi isterica, di pianto. Da tempo era nel mirino della critica e oggi la sua buona prova è coincisa con la sconfitta. Beccalossi ha provato qualche numero, ma non sono state sufficienti i suoi passi di danza per rimettere in sesto il Bagni. In effetti le colpe sono tutte della difesa. Osservate cosa inventano Bini e Bordon per qualificare il Cagliari. Ancora in svantaggio, l'Inter ha proseguito la marcia autolesionistica, scoprendosi vistosamente e dando a Piras spazio per il terzo gol. Va detto dell'autore del lancio, Marchetti, un giocatore di grosso talento, strano, non sia stato ancora adattato alla società milanese. Dopo una traversa di Bagni, eccola, un finale velleitario di Bini e Sancho. Ma ormai la pizza alla sarda era fatta e la pressione interista è risultata quasi patetica. Guardate cosa hanno combinato piuttosto ancora i difensori dopo questo calcio di punizione di Oriali. Bordon galoppa fuori dalla sua giurisdizione e Bergomi lo protegge sul tiro di Restella. Fuori i tifosi insultano tutti, dentro Bergamo, lo zio per la nota saggezza, risponde come può. Siete fuori dal giro scudetto? Ma fuori completamente no, noi la Roma siamo a 4 punti, certo che adesso è molto più difficile. Avete sbagliato più del solito secondo te oggi? Ma diciamo che il Cagliari insomma si è messo abbastanza... Diciamo dell'Inter, lascia stare. Mi ha sbagliato, insomma, in difesa... Insomma, qualche errore c'è stato, poi mi ha sbagliato un po' nelle conclusioni. La Roma, dopo le recenti disavventure determinate da un certo rilassamento misto ad errori, infortuni e cattiva sorte, ha ripreso a marciare a buon ritmo. I giallorossi sono tornati alla vittoria all'Olimpico dopo quasi 2 mesi contro un Torino al quale ancora bruciava la sconfitta di domenica scorsa contro l'Inter. I Granata, oggi in maglia bianca, hanno giocato una partita onesta riuscendo a contenere i padroni di casa solo nei primi 30 minuti. Poi, subito il gol di Conti, hanno alzato bandiera bianca di fronte alle insistenti offensive giallorosse. Di 3 gol di differenza ci sono tutti. Nella prima mezz'ora il Torino si è affacciato in avanti 2 volte, sempre con Mariani, che ha indossato la maglia di Pulici, costretto al forfè improvviso. Ecco la seconda occasione. Al primo vero affondo, la Roma riesce a passare in vantaggio con Bruno Conti, che azzecca un tiro a sensazione su invito di Di Bartolomei. Conti, recuperato in extremis da Lidl, ha festeggiato così l'ottava ricorrenza del suo esordio in Serie A, avvenuto proprio contro il Torino. Ma Torino ha cominciato molto bene, ha tenuto molto bene la palla e abbiamo sofferto un po'. Tancredi ha salvato che il Torino non andasse in vantaggio e dopo è venuto il bellissimo gol di Bruno Conti che ha facilitato le cose. Ha ragione Lidl, dopo il gol di Conti al 30esimo le cose per la Roma sono diventate più facili. 3 minuti dopo Chierico ha la mira alta e al 34esimo su un difettoso intervento di Terraneo, Danova è appostato sulla linea pronto a ribattere la conclusione di Chierico. Un minuto prima dell'intervallo la Roma raddoppia, Falcao premia lo scatto di Pruzzo con un assist pregevole, il centravanti tira, Terraneo non trattiene e Turone lo batte per la seconda volta. La ripresa si apre con 2 calci di punizione, quello di Di Bartolomei viene deviato da Terraneo, così come quello di Ferri, neutralizzato in corner da Tancredi. Al 4° minuto la Roma ottiene il 3° gol, Chierico vola sulla destra, Francini desiste causa uno stiramento e l'ala destra riesce a superare Terraneo nonostante il ritorno di Danova. Giacomini, costretto a presentare una formazione largamente rimaneggiata, giustifica i suoi. Era una battuta d'arresto che all'incirca prevedevamo, chiaramente... Di proporzioni minori forse? Ma in fondo, guardata così sotto l'aspetto, non è che importi molto il fatto di un gol in più o un gol in meno. Sta di fatto che nonostante questo non ci siamo lasciati travolgere, questo è molto importante.
Ad ammirare la Roma e Falcao in particolare c'era all'Olimpico un personaggio caro ai giovani, il cantautore brasiliano Jorge Ben, che alla fine ha voluto salutare il suo amico. È un'impressione molto grata di Vier Paolo, come ha giocato questo giorno meravigliosamente, come mi sembra Paolo la squadra di internazionale di Brasile. Ah, la maglietta. È una maglietta, un regalo per me, la maglietta di Falcão, che io devo usare molto in Brasile. Grazie. Va bene, grazie a lei. Ciao. Bene, buonasera, come vi ho già detto De Zan, la nostra selezione è incompleta. Vi dirò qualche dato di cronaca sulle altre partite. La Fiorentina ha battuto il Catanzaro per 1-0 con un gol di Graziani al sesto minuto del primo tempo. L'Avellino invece ha vinto a Genova per 2-0 con due gol di Vignola e Giovanelli nella ripresa. Anche Cesena vince in trasferta, ben tre le vittorie in trasferta in questa giornata. Ha vinto a Udine il Cesena con un gol di Piraccini al 38esimo della ripresa. Sarà una coincidenza, ma due minuti prima Causio era stato sostituito perché dolorante. Infine il Bologna ha battuto in casa il Como per 1-0 e di questo gol Mimmo Artemite ci porta adesso alla documentazione, ci mostra la documentazione e la vediamo subito in moviola. Ecco, c'è una rimessa laterale di Colomba verso Fabbri, da Fabbri a Mancin che tocca indietro per Benedetti. Lungo cross, Macina allunga per Cecilli, cross molto alto, Colomba di testa, supera tutti e batte il portiere avversario 1-0 ed è il gol partita di Bologna-Como. Ed ora andiamo ai casi tipici da moviola. Juventus-Milan da un gol del Bologna, vediamo il gol strano della Juventus, c'è un cross di Cabrini, Piotti devia la palla, arriva Virdis e il gol partita, questo sarà il 3-2 della Juventus, il terzo gol della Juve, vedete Virdis calcia verso la porta, la palla rimbalza su Collovati e poi sul ginocchio di Galderisi, è un gol a carambola, un gol da biliardo quasi, vedete il tiro di Virdis. Arriva Collovati, la ribattuta di Collovati va sul ginocchio di Galderisi ed è il 3-2 il gol partita anche qui per la Juventus. Da un gol strano un gol non convalidato, quello di Napoli-Ascoli, il gol di Pirker, calcio d'angolo di Nicolini. Vedete che i giocatori del Napoli stanno risalendo al centro del campo e quando Scorsa tocca di testa, mi sembra sia Scorsa, c'è Pirker che al di là di tutti i difensori napoletani, quindi posizione di fuorigioco e quando devia la palla di testa, giustamente l'arbitro sospende l'azione per la posizione irregolare del centravanti Ascolano. Infine due casi da moviola a San Siro, torniamo un attimo indietro. Sull'1-0 per il Cagliari, vedete c'è una discesa di Baresi, Azzali perde l'equilibrio, Baresi in possesso di palla, Azzali con la gamba a sinistra la porta indietro e va a incocciare il piede sinistro di Baresi. Eccolo che finisce a terra, l'arbitro ha lasciato correre. Anche nel secondo tempo sull'1-1, vedete sul cross di Beccalossi, guardate Bagni e Lamagni, Lamagni spinge con il gomito, Bagni non si occupa del pallone, ferma soltanto Bagni, in questo caso l'arbitro ha dato un calcio di punizione contro l'Inter ed ha ammonito per simulazione Bagni.